tipicamente di età, base dati francese e lavoro. Archivio dei manoscritti medievali della tradizione culturale europea, è gestito dall'unità di ricerca operante presso il centro Tetra, che sarebbe testi e tradizioni testuali dell'Iustafia. Responsabile del progetto è il professor Cesare Segre, coordinatori sono la professoressa Maria Luisa Meneghetti e il professor Roberto Crespo. La sigla MAFRA, come è già stato anticipato, è acronimo di manoscritti francesi. Il progetto ha infatti avuto e ha tuttora l'obiettivo di raccogliere e ordinare all'interno di database le descrizioni di tutti i manoscritti contenenti opere letterarie e gallo-romanze, sia in lingua doc che in lingua dui, esemplate in Italia nei secoli XIII e XIV, con qualche significativa esclusione nei primi decenni del secolo successivo. Nel corpus così costituito non sono state accolte invece opere scritte sì in francese, ma prodotte da autori italiani, in quanto esse rappresentano più che altro la conseguenza del processo di ricezione, metabolizzazione e reinterpretazione, direi, tematica, linguistica e culturale, di quella letteratura genuinamente transalpina di cui più interessa indagare la diffusione e la fortuna in Italia. I contenuti del database MAFRA, in continuo aggiornamento e in continua evoluzione, sono disponibili online dai primi giorni di febbraio 2012, appunto che si può accedere, come ha mostrato il professor Leonardi, dal portale di Miracle, che è l'archivio digitale della cultura medievale. La costituzione e lo studio di un corpus di codici di materia francese o provenzale esemplati in Italia nel Medioevo ha inteso in primo luogo delineare la geografia della diffusione della nostra penisola della letteratura transalpina medievale, con particolare riguardo alle vicende storico-culturali dei luoghi della sua ricezione, che sono le città e le corti. Una migliore definizione delle dinamiche della trasmissione di questi testi, e dico subito che si tratta principalmente di lirica e di romanzi, per lo più romanzi arturiani, per quanto riveste un ruolo non secondario anche la letteratura di dati, diciamo, ha permesso di gettare nuova luce su un milieu nel quale la poesia e la prosa francese erano comunemente fruite e rivestivano un'indiscutibile funzione di modello letterario e culturale in senso più ampio. L'obiettivo principale dell'unità di ricerca afferente allo IUS è stato quello di fare luce sul problema della localizzazione di questi codici nel tempo e nello spazio e di conseguenza di delineare un quadro plausibile della geografia, della storia, della tradizione e della fortuna editoriale dei testi contenuti in questi manoscritti. Per assolvere al compito, l'unità di ricerca da una parte ha affrontato lo studio materiale dell'oggetto manoscritto, osservandolo nella sua composizione, nelle tipologie scrittorie e nell'apparato decorativo. Dall'altra ha reso sistematica l'analisi linguistica della scritta di questi codici, con l'obiettivo di rintracciare tra le pieghe del francese o del provenzale dei testi trascritti quei tratti dialettali pertinenti alle varie età volgari italiane che permettessero di dire qualcosa sulla provenienza dei codici. Da quanto è stato detto poco sopra, appare evidente come il lavoro di ricerca svolto dall'unità pavese sia stato condotto in ossequio a una prassi metodologica di carattere multidisciplinare. In particolare, rispetto alla prassi finora seguita nell'ambito della descrizione di corpora manoscritti omogenei, di regola fondata soprattutto su dati codicologici o al massimo, nel caso dei libri miniati, dati storico-artistici, si è cercato di trarre profitto dall'incrocio di elementi di diversa origine e dall'interazione tra differenti approcci all'oggetto di studio, in una prospettiva filologica nell'accezione più ampia del termine. In tal senso, si sono affinate e messe a frutto, oltre alle competenze codicologiche e storico-artistiche comunque indispensabili, anche quelle ecdotiche, storico-linguistiche con attenzione sia al côté linguistico francese che a quello italiano, a quanto sommerso, e storiche tutte.
di alcuni dei manoscritti schedati in Mafra, sono state approfondite le caratteristiche peculiari mediante un esame diretto. In molti casi tale esame ha permesso di acquisire nuovi dati grazie ai quali è stato possibile riconsiderare la questione della localizzazione e circolazione di tali manoscritti, nonché avanzare ipotesi sulla provenienza degli antigrafi utilizzati dai copisti italiani. Faccio solo qualche esempio dei codici che abbiamo avuto modo di esaminare nell'ambito del progetto di schedatura online. Si tratta in particolare del codice di Chantilly, conservato al Museo Condé di Chantilly, siglato 470, e contenente una copia della chanson d'Aspremont, che è stato oggetto di una mia breve conferenza tenuta nell'ambito degli incontri seminariali della Scuola di Dottorato Europea in Filologia Romanza dell'Università di Siena. Si tratta ancora del manoscritto Plutio 76-79, conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, cui sto attualmente approfondendo alcuni aspetti linguistici. E si tratta anche di molti altri che abbiamo avuto modo di esaminare a fondo, anche per poter aggiornare a dovere i dati inseriti nel database. In 3 anni e mezzo di attività intorno al database, non sono stati pochi giovani studiosi che si sono avvicendati, lavorando al reperimento dei dati e al continuo aggiornamento delle risorse online. L'inesauribile lavoro di Lima prosegue a tutt'oggi, naturalmente camminando di pari passo con gli studi più aggiornati, le nuove acquisizioni, si proietta nel futuro. Dei collaboratori che hanno contribuito all'avvicinamento del database Mafra, desidero oggi ricordare i nomi e il rispettivo apporto fornito nell'ambito della costituzione e integrazione del corpus. Ricordo innanzitutto il collega Federico Saviotti, cui si deve lo spoglio preliminare della bibliografia specifica, l'allestimento di un corpus sostanzialmente esaustivo di manoscritti francesi e provenzali copiati in Italia e l'apertura e il completamento di una buona parte delle scritte. Ricordo poi Armando Antonelli, che si è occupato, tuttora si occupa, del rinvenimento della descrizione di frammenti di opere gallo-romanze riemersi dalle pieghe dei materiali d'archivio. Ricordo Serena Lunardi, che ha indagato i tratti dialettali dei testi francesi con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulla patina dialettale degli antigrafi, serviti da modello ai copisti italiani. Ricordo infine Stefano Resconi e Roberto Tagliani, che hanno curato, primo, la descrizione di quasi tutti i canzonieri provenzali accolti nel database, e secondo, quella dei manoscritti tristaniani della Biblioteca Nazionale di Parigi. Sarà ora opportuno fornire qualche numero riguardo ai contenuti attualmente disponibili nella banca dati Mafra. Lo schedario di Mafra raccoglie, come probabilmente familiarizzerete con questa terminologia anche nei prossimi giorni, raccoglie diverse tipologie di schede. Primo, le schede manoscritte, che sono concepite per contenere la descrizione dettagliata di ciascun codice accolto nel corpus in tutti i suoi aspetti, codicologico, paleografico, linguistico e storico. Secondo, la scheda spoglio, che sostanzialmente presentano l'elenco delle opere contenute in ciascuno dei manoscritti in esame e riportano per ciascuna di esse l'incipit e l'explicit, così come si leggono nel codice. Tre, le schede autore, che raccolgono dati biografici e storico-letterari relativi agli autori dei testi. E quattro, le schede opera o testo anonimo, che offrono informazioni base riguardo a ciascuno dei testi. Il corpus di codici e frammenti raccolto e ordinato in Mafra conta attualmente 150 schede manoscritto, si avvicina, credo, senza contare i frammenti, all'esaustività per quel che riguarda i codici completi. Schede che abbiamo provveduto a compilare integralmente o in qualche caso soltanto parzialmente. A prescindere dal grado di completezza delle singole schede, va comunque precisato che ciascuna di esse contiene una quota minima di informazioni, comprendente 1. La datazione, 2. L'indicazione dell'opera contenuta, 3. La lingua in cui è scritto il testo contenuto nel manoscritto, francese, provenzale, ma anche in alcuni casi italiano, latino, e 4. Il luogo di copia, certo o supposto. Di queste 150 schede manoscritto, 120 riguardano codici francesi e le rimanenti 30 riguardano codici. 150 sono naturalmente anche le schede spoglie, il rapporto schede manoscritto e schede spoglie di 1 a 1, tra ogni scheda manoscritto c'è anche la scheda spoglia.
Sono 74 le schede opera o testo anonimo, 26 le schede autore. Le appena ricordate 150 schede manoscritto comprendono attualmente, tra le altre, una quindicina di schede relative a frammenti di codici, ma dico subito che quello dei frammenti schedati è un numero che è destinato a aumentare. Se si considera la quantità di materiale recentemente reperito con lo spoglio di carte d'archivio da Armando Antonelli, è ancora in attesa di essere schedato ed estratto. In continuo aggiornamento è anche il repertorio bibliografico online relativo a codici, testi e autori presenti in Amafra. Le opere contenute nei manoscritti accolti nel nostro database sono, per la parte francese, soprattutto di carattere epico. Abbiamo numerosi testimoni del Roland, della Spremont, ma anche di testi minori come le Davignon e le Nanté, e di carattere romanzesco, dal roman d'Alexandre in tutte le sue possibili manifestazioni, ai romanzi antichi, alla galassia dei romanzi di materia bretone. Scarsamente documentata è l'opera invece di Chrétien de Troyes. Seguono la trattatistica, particolarmente rilevante la presenza nel corpus del Bestiar d'Amour di Richard de Fournival e dell'Image du Monde di Cousin de Metz, e la poesia religioso-didattica. Trascurabile, abbiamo constatato, è la presenza della lirica troviera, testimoniata soltanto dal canzoniere Acco, contenuto nel manoscritto Estense della Biblioteca Universitaria, Estense Universitaria di Modena, siglato Alfa R44, e da un codice conservato a Zagabria. Per quel che riguarda la parte provenzale, Mafra scheda quasi esclusivamente manoscritti di testi lirici, silogi trovadoriche o frammenti di silogi, mentre risultano attestati solo sporadicamente il romanzo, già offerto, e la trattatistica grammaticale, Donato Provenzale, le Arasotte trovate. Raccolti questi materiali nel database, l'unità di ricerca Mafra ha avviato uno studio più approfondito dei singoli testimoni o di gruppi di essi. L'esame incrociato dei dati codicologico-paleografici, delle tracce linguistiche disseminate nella scritta gallo-romanza dei copisti italiani, del corredo miniato e della storia degli stessi dei manoscritti, è stato integrato con un surplus di indagine linguistica dedicata alle scritture seconde, prove di penna o note di possesso, e, laddove presenti, alle eventuali istruzioni per il decoratore, vergate dai copisti nel proprio volgare, nel proprio parlare materno, in margine alla pagina scritta. L'insieme di questi dati raccolti e fatti interagire nel modo che abbiamo appena descritto ha consentito di confermare, riguardo alla circolazione italiana di testi gallo-romanzi nel Medioevo, una geografia della tradizione quasi integralmente concentrata nel triangolo Mantova-Bologna-Padova-Treviso, diciamo. E strettamente collegata al fecondo milieu culturale delle corti padane, ma anche alla vitalità della cultura borghese delle città universitarie. Che le corti signorili abbiano svolto un ruolo di primo piano nella diffusione della letteratura gallo-romanza nell'Italia settentrionale, anche grazie alla presenza talora di atelier di palazzo, trovo un'ennesima conferma nelle indagini preliminari sui frammenti di codici rinvenuti appunto da Armando Antonelli. E ancora in attesa, come detto, di essere inseriti nel database. Buona parte di questi frammenti, infatti, parrebbe riconducibile allo smantellamento dell'immenso patrimonio librario della biblioteca della Corte Estense di Ferrara. Per la loro eccentricità rispetto all'ambito territoriale che potremmo definire padano orientale, ecco, della diffusione dei testi e dei manoscritti gallo-romanzi, merita di essere segnalato almeno il corpus nutritissimo di codici romanzeschi di materia arturiana, confezionati come pare nelle carceri di Genova per mano di copisti pisani. Al medesimo contesto, e direi in accordo con quanto ha recentemente scritto Fabrizio Cini, l'unità di ricerca pavese tenderebbe a ricondurre, sulla base dello studio della lingua delle note per il decoratore, appunto, del coté grafico fonetico della scritta francese e infine del corredo miniato, anche un codice di materia religioso-didattica recentemente accolto nel database Mafra, che è il manoscritto T414 della Biblioteca Estense di Modena, una compilazione geografica antico-francese debitrice in parte della leggenda aurea, fino ad oggi assegnato a seconda, ora a Venezia, ora alla Lombardia, ma che in realtà avrebbe proprio
essere pertinente alla, al centro di produzione localizzato presso le carceri della Repubblica di Genova, centro di produzione manoscritto. Ora, dopo questa breve introduzione e illustrazione del, del progetto Mantra, io volevo mostrare alcune schede, se il database sarà sufficientemente veloce, ci sono volevo mostrarvi alcune fra le schede più complete, perché naturalmente essendo un lavoro ancora in progress, diciamo, le schede sono, 150 schede sono state aperte, ma naturalmente non tutte sono state compilate in maniera esaustiva, alcune però godono già di un buon grado di esaustività e queste io intenderei mostrarvi. Volevo mostrarvi innanzitutto la scheda del manoscritto di prima vi parlavo, che è appunto Chantilly, Musée Condé 470. Questa è la sigla con cui il manoscritto è noto alla critica. Abbiamo inizialmente una sezione di note, come si può vedere, che riassume sostanzialmente i contenuti del manoscritto, e fornisce già alcune indicazioni riguardo al copista, Ioannes Jacobi, che è anche copista di altri tre manoscritti, è stato riconosciuto come copista di altri tre manoscritti, una copia del Roman de Florimond conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, un manoscritto di testi religiosi conservato a Lione e un altro codice di cui adesso mi sfugge la segnatura e la localizzazione. Abbiamo qui poi la data, secolo XIII ex-EU, data stimata, il luogo di copia parrebbe essere appunto l'Emilia Romagna e questa proposta di localizzazione parrebbe sostenuta e confermata dall'indagine linguistica svolta soprattutto sulle numerosissime postille e note per il decoratore che il copista del manoscritto ha trascritto sulla, nel margine basso di quasi ciascuna carta. Abbiamo individuato, abbiamo trascritto integralmente le postille, abbiamo individuato alcuni tratti che sembrerebbero ricondurre, anche considerata l'altezza cronologica, l'area di provenienza del copista, il copista stesso, all'area emiliana, per non dire Bologna, non possiamo dire Bologna perché non abbiamo dei dati da nessun punto di vista, né linguistico, né insomma, codicologico, né di storia del codice, che possa indirizzarci sicuramente in quella direzione. Ma sicuramente si tratta di un copista emiliano, come già proponeva Mario Boni, un vecchio studio su questo manoscritto. Scorrendo, abbiamo appunti sulla decorazione, appunti piuttosto ricchi, come potete vedere, perché nonostante il manoscritto non sia mai stato miniato, sono presenti indicazioni per il decoratore, ma nessuno si è mai preoccupato di appunto trasformarle in miniature. Esistono però lettere filigranate, iniziali decorate, che sono descritte in questa sezione. Un'altra sezione importante è quella riguardante la storia del manoscritto, un campo testo che si può riempire ad libitum con tutti i dati noti riguardo alle vicende del codice. In questo caso appunto il codice di Chantilly confezionato in area emiliana può darsi bolognese tra la fine del secolo XIII e l'inizio successivo. Il manoscritto è forse precocemente migrato a Ferrara nella biblioteca estense. Esiste la segnalazione di una spremonte con lo stesso numero di carte del nostro all'interno del catalogo del 1488 dei libri presenti nella biblioteca di Ercole I, e poi
via via fino ad arrivare alle informazioni sulla storia più recente del codice. Il codice contiene anche la carta di guardia posteriore, due testi, una provenzale, due testi lirici, uno provenzale, uno in italiano, attribuibili uno a Guglielmo, a Montagna Gold e l'altro a Sussi. Infine abbiamo il link alla bibliografia specifica. Boni, lo studio di Boni che accennavo prima, sono due in realtà gli studi in cui Boni si occupa di questo manoscritto. La tesi su questa versione della Spremont contenuta in questo manoscritto, una tesi bolognese, opera di Elena Pezzi, e un testo di Raina. Noi clicchiamo sulla segnalazione, compare, diciamo sulla sigla compare lo scioglimento, questa è l'indicazione bibliografica completa. Così come se noi clicchiamo su Chanson de Spremont, abbiamo la scheda testo, in questo caso molto scarna, solo che è un poema epico in versi del secolo XII, e appena sotto registra tutti i manoscritti presenti nel nostro database in cui la Chanson de Spremont è contenuta. Questo insomma è solo un esempio di come si possa interrogare il database francese. Volevo mostrarvene anche un altro molto rapido. Per esempio, se noi vogliamo sapere, se volessimo sapere quanti e quali manoscritti inclusi nel nostro database sono stati compilati tra sostanzialmente nel XIII secolo, forniamo questo comando alla maschera di ricerca e dovrebbe trovarci, qui trova 71 entrate. Possiamo anche elaborare una ricerca incrociata. Quanti manoscritti compilati tra il 1200 e il 1300 contengono materia francese? Allora noi scriveremo francese e dovrebbe trovare comunque 51. Questi sono soltanto alcuni esempi di come questa maschera di ricerca, questo database MAFRA, si possano interrogare. Ribadisco il concetto che nonostante siamo ormai online dai primi di febbraio, i dati continuano ad essere aggiornati, periodicamente reinseriti e riaggiornati anche all'interno di Mirabile. Il lavoro da fare è ancora molto, ma devo dire che ciò che già siamo riusciti a fare ci ha dato alcune importanti indicazioni di carattere scientifico e ci invoglia senz'altro a continuare. Io vi ringrazio.